Alberto Matano scatenato a Sanremo, con Mara Venier non si è trattenuto. Foto. La vita in diretta, conduttore irrefrenabile, il ballo scatenato con Mara Venier. Sembra non sentire la stanchezza Alberto Matano che dallo scorso 6 febbraio è in diretta oggi pomeriggio, a partire dalle 17.05, da Sanremo. Un cambio di studio, fino al venerdì 10, per seguire la kermesse da vicino e avere la possibilità di intervistare ogni giorno i cantanti in gara. Solo ieri infatti il presentatore calabrese ha avuto modo di incontrare i cugini di campagna, Leo Gassman, Ariete e Mara Sattei. Ma non è tutto perché, nonostante gli impegni e la routine decisamente frenetica di questi giorni, il conduttore non ha perso un secondo della seconda serata del festival e lo ha fatto cantando e ballando in compagnia dei suoi amici e di una speciale, come visibile nella foto in alto. La presentatrice di Domenica in Siamo al ristorante a vedere il festival. Evviva è arrivata, ha commentato su Instagram Stories il presentatore calabrese, felicissimo di avere la sua Mara accanto, tanto da lanciarsi in un ballo scatenato. Stasera con te, mia belva del cuore, le dolci parole di Alberto Matano per la collega. Ha elogiato anche la collega e amica Francesca Fagnani, il conduttore della Vita in diretta, che le ha dedicato un post su Instagram scrivendo: stasera con te, belva del mio cuore. Parole dolci per la conduttrice di Belve, programma che dal 21 febbraio andrà in onda in prima serata su Rai 2. Non ha staccato gli occhi dal teleschermo il conduttore calabrese che si è letteralmente scatenato al ristorante con Mara Venier sulle note dei successi del Black Eyed Peas. In particolare su Simply the Best si è alzato e immortalato il suo ballo scatenato fra i tavoli del ristorante. Le note del gruppo statunitense hanno coinvolto tutto il locale. Camerieri e cuochi in piedi hanno ballato senza sosta. Intanto oggi pomeriggio sarà di nuovo pronto per una nuova puntata del rotocalco di Rai 1 che è volato negli ascolti, grazie anche al traino di Sanremo 2023. Alberto Matano lancia un appello. Aiutatemi. L'impegno per la Turchia e la Siria. Non ha però potuto fare a meno di ricordare la catastrofe che ha colpito la Turchia e la Siria in questi giorni, il conduttore della Vita in diretta che ha voluto invitare i suoi followers a donare. Aiutatemi a sostenere il lavoro di Terre des Hommes Italia in Turchia e Siria, ha scritto sui social. Un appello accorato quello del volto di Rai 1 che non ha potuto fare a meno di ricordare quanto sia importante donare per aiutare una popolazione profondamente colpita dal terremoto che sta soffrendo.